Ciao bambini e bentornati! Oggi giocheremo con i super pigiamini e apriremo questo playset. È davvero gigantesco. Ci sono molte cose da scoprire tra luci e suoni. E qui in alto vediamo anche Gatboy. Si tratta di un veicolo composto da più elementi. Qui vediamo anche Romeo, che sembra essere stato catturato dai super pigiamini. La parte centrale, dove c'è PJ Robot. Sopra, il garage per Gatboy, una rampa e anche una piccola prigione, possiamo chiamarla così, per Romeo. Apriamo subito questo playset, visto che è molto grande, ed iniziamo a scoprirlo. Ed ecco qui tutti i pezzi. La macchina con Gatboy, che poi vedremo. La gabbia o prigione per Romeo? Questa è solamente una figura di carta, poi la sostituiremo con il vero Romeo. Questo che cos'è? È un pulsante. Sembra un volante, una cabina di controllo. Poi capiremo meglio. Questo è sicuramente il simbolo dei super pigiamini. Infatti, qui dietro c'è scritto appunto super pigiamini. E questi sono dei blocchi. Questa in realtà sembra un'antenna. Poi abbiamo delle strutture. Delle strutture da incollare in cima. Questo è un braccio meccanico. Ha proprio la forma di un braccio. Ha tre dita. E serve per tenere sollevata la gabbia di Romeo. Ma ora iniziamo a montare i pezzi. Eh? Ma che cosa stanno combinando? Che cos'è questo? È gigantesco! E lì? Perché ci sono io? Staranno mica pensando di catturarmi! Devo sabotare il loro piano! Vogliono catturarmi, eh? Non gli renderò le cose facili! Questo lo porto via! Iniziamo quindi a montare i pezzi se vogliamo far funzionare tutto. Quindi prendiamo queste pareti laterali grigie. Sono due. Andranno messe in cima. Qui, questo si sposta e si aggancia qui. Ma per dare più stabilità dobbiamo mettere anche l'altra parete. La mettiamo qui. Perfetto! Ora questa parte può correre lungo il veicolo. Insomma, possiamo spostarla. Non ci posso credere! Ma che cosa stanno combinando? Ehi, Gatboy! Sei già qui? Gatboy! Sei arrivato prima di noi! Oh, scusate, mi ero un attimo addormentato. Meno male, mi avete svegliato! Ehi, ma ancora devi montare la gabbia! Ma il braccio meccanico dov'è? Non lo vedo! Che cosa? È vero, non c'è! Gatboy, non è che mentre dormivi ti sei lasciato prendere il braccio meccanico? Oh no, che guaio! Non posso neanche addormentarmi un secondo! Prima di cercare di ritrovare il braccio meccanico, vediamo meglio questo nostro playset. Questo elemento andrà qui. Servirà ad agganciare il braccio meccanico, una volta ritrovato. Poi abbiamo l'antenna satellitare. E la mettiamo qui in alto, c'è un apposito gancino. Poi c'è questo. Ed è un'arma, si comanda attraverso questo volante. La dobbiamo mettere qui, proprio sopra alla cabina di guida. E lì dentro metteremo il disco dei super pigiamini e si può sparare. Quindi questa ci servirà contro i malvagi. Questo in cima è una luce per cercare i criminali. Grazie a questa riusciremo a trovare Romeo e c'è anche un effetto sonoro e luminoso. Oppure... Insomma, i suoni sono diversi. Qui sopra abbiamo Gecko di carta, possiamo anche rimuoverlo ora. Gatboy, dobbiamo recuperare il braccio meccanico. Già, Gatboy, hai combinato proprio un bel guaio. Il PJ Seeker è nuovo e abbiamo già perso un pezzo. Ah, lo ritroveremo. Fatemi parcheggiare la Gattomobile. Ecco qui. Vado. Sei capace? Sai come si fa? Vuoi che ti aiuti, Gatboy? Cosa? Ora pensate che io non sia in grado di parcheggiare. Ah, guardate come si fa. Dobbiamo far scendere questo carrello. Ed ora Gatboy può salire. Attenzione! L'avete visto? Sono in cima e posso vedere tutto da qui. Una volta che Gatboy avrà parcheggiato, possiamo richiudere il tutto. Ecco fatto. Wow, Gatboy!
È proprio alto lassù, eh? Ehi, ma da lassù non riesci a vedere se c'è Romeo? O insomma, chi ci ha preso il braccio meccanico? No, non si vede granché, insomma, non vedo nessuno. Devi controllare con la luce di controllo. Sali e guarda tu stesso. Ah, d'accordo, salgo. Aspettami. Beh, io intanto aziono i comandi. Apriamo quindi la parte centrale del nostro Seeker. Questo può essere un parcheggio interno per i vari veicoli dei super pigiamini o comunque una stanza, un riparo. E qui abbiamo i comandi. Abbiamo una freccia con vari indicatori, vari simboli. E qui tutti gli indicatori riguardanti ciascuno dei super pigiamini. Buffetta, Gatto Boy e Gecko. Perfetto, azioniamo tutto. Vediamo un po' dove può essere. Ancora nulla. Sì! Trovato, Gufetta! Colpisci Romeo! Cosa, l'hai già trovato? Bravo, Gecko! Funziona, eh? Allora quella luce di ricerca. Vado! Agganciamo Gufetta alla postazione. Facciamo combaciare i buchi che ha sotto le scarpe a questa parte del veicolo. Agganciamo le mani e facciamo fuoco. Un attimo, Gecko, illuminami il bersaglio così saprò dove colpire. Guarda, è lì, Gufetta! Perfetto, l'ho visto! Spariamo! Colpito! Ed ora vado a recuperarlo! Aspettatemi qui! Intanto prepariamo la gabbia per Romeo! Ci sarà da divertirsi! Arrivo, Gatto Boy! Questa volta Romeo avrà proprio una bella sorpresa! Già, immagino che questa non se l'aspettava! Vediamo meglio com'è fatta questa gabbia! Innanzitutto vediamo Romeo, ma è solamente di carta, quindi togliamolo. Da dove si aprirà questa gabbia? Probabilmente da qui, c'è anche la manopola. Oh, si apre in questo modo, quindi dall'alto verso il basso, pronta ad ospitare Romeo. Vedo Romeo, sta arrivando! Forza Romeo, accomodati! Eccoti qui Romeo, non avresti dovuto rubare il nostro braccio meccanico! Ecco fatto, chiuso! Ma me la pagherete tutti voi! Beh, intanto ti farai un bel viaggetto! Sì, ma Gufetta, il braccio meccanico dov'è? Eccolo qui! L'avevo appoggiato un attimo! Colleghiamo quindi quest'ultimo elemento! Il braccio va agganciato qui e poi qui sopra e possiamo farlo ruotare leggermente. Fatemi scendere! Non così in fretta, Romeo, non così in fretta. Prima devi chiederci scusa. Già, devi chiederci scusa per averci preso senza chiedercelo il braccio meccanico. Non si fa, Romeo, non si prendono le cose degli altri. Non vi chiederò mai scusa, scordatevelo! E allora, rimani lì. Ma ora vediamo nel dettaglio anche la parte di guida di questo Seeker. La cabina di guida si alza in questo modo. All'interno abbiamo tre sedili: blu per Gatto Boy, rosso per Gufetta e verde per Gecko. Qui abbiamo una leva e si muove realmente. E anche il volante. Il volante nel disegno richiama un po' PJ Robot. Ma allora mettiamo seduti i super pigiamini. Gufetta sul sedile rosso, Gatto Boy sul blu, quindi alla guida, è lui che guiderà questo Seeker, e Gecko sul verde. Perfetto. Ed ora chiudiamo. In questo modo possono spostarsi e andare dove vogliono. Ma ora che abbiamo visto praticamente tutto, analizziamo i dettagli. Le ruote sono ben rifinite, azzurre, con questo cerchione. La prima parte del nostro Seeker è verde, richiama quindi il colore di Gecko, e blu, richiama quindi Gatto Boy. E sopra abbiamo l'arma. Qui all'interno c'è molto spazio, ma possiamo chiudere e aprire sul retro. Possiamo infatti far scendere questa parte. E vediamo una grande pista, perfetta per parcheggiare all'interno. Riusciamo a far stare all'interno tutti e tre i veicoli dei super pigiamini. E qui ci sono i loro simboli. Queste strisce sono olografiche. Questa parte richiama decisamente Gecko, mentre questa rossa Gufetta e le sue ali. Nella parte in alto abbiamo la gabbia con Romeo e il braccio meccanico che si muove realmente. Un elemento molto bello è questa luce di ricerca che suona e si illumina. E
poi la macchina di Gattaboy. La macchina di Gattaboy è fatta in questo modo, quindi completamente blu con due eliche sul retro, un solo posto a sedere per Gattaboy, il suo simbolo, e la postazione di guida con tutti i comandi. Anche sotto è rifinita molto bene. Ci sono tutti i dettagli di una vera macchina e il simbolo di Gattaboy. Sul retro questa forma richiama appunto le orecchie di un gatto e sul davanti questa parte sembra quasi un viso con i denti sporgenti. Possiamo mettere la macchina all'interno. Apriamo e mettiamola qui, guardate quanto spazio c'è qui dentro. E chiudiamo. E Romeo, beh, farà un bel viaggetto qui dentro. Vediamo l'altro lato del Seeker. Questa parte è semplice, o meglio, non ci sono aperture, ma abbiamo le varie decorazioni. È davvero un playset completo e molto divertente. E allora, grazie per aver giocato con noi. Lasciate un pollice in su, iscrivetevi al canale e cliccate qui per vedere tanti altri giochi con tutti i personaggi dei vostri cartoni preferiti. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!